Elvira, siamo in una delle regioni più affascinanti dal punto di vista turistico, ma che impatto sta avendo il turismo sull'economia italiana? Il turismo sicuramente ha un impatto significativo sull'economia italiana. Basti pensare al fatto che è determinante anche per quanto riguarda l'occupazione, direttamente al 6% e indirettamente al 15% rappresenta il totale dell'occupazione in Italia. Occupazione su vari livelli, quindi parliamo di lavori stagionali, ma anche di lavori a lungo periodo, situazioni lavorative che ritroviamo ad esempio negli hotel, nei ristoranti, ma anche tour operator o comunque attrazioni turistiche in generale. Già dal 2023 abbiamo avuto dei dati positivissimi, i flussi turistici sono aumentati, grazie soprattutto al turismo proveniente dall'estero, non al turismo domestico, questo deve dirsi, perché rappresenta il 52,4% del totale degli alloggi. Nel 2024 abbiamo stimato una spesa per il turismo, un introito nel settore turistico di circa 17,9 miliardi di euro, quindi anche qui si è avuto un aumento di circa il 3,2% rispetto all'anno precedente. E sulle famiglie, che effetto ha il comparto turistico? Si stima che il 14% degli italiani nel 2023 abbia contratto un prestito proprio per fare le vacanze. I primi mesi del 2024 ci dicono ancora che questi prestiti sono aumentati rispetto ai mesi degli anni precedenti del 5,2%. Posso solo dire e affermare con sicurezza che gli strumenti per ritrovare un equilibrio economico e finanziario ci sono, è necessario attivarli e noi giustamente questo ci auguriamo. Grazie Elvira.